Tinte rosa oggi a Porto San Nicolò a Riva del Garda, in questa soleggiata mattinata di novembre, in cui 130 subacquei, con famiglie al seguito, hanno aderito all'iniziativa Il Gommone Rosa, ideata dall'istruttore subacqueo Claudio Tovani a supporto dei centri antiviolenza e di Amnesty International. Fiocchi, cappellini, magliette e accessori rosa, per testimoniare la vicinanza alle donne vittime di violenza. Lanciato a luglio del 2012 e giunto alla 26esima edizione, il Gommone Rosa ha portato oltre 1.000 subacquei a contatto con il tema della violenza domestica e ha organizzato, grazie al supporto dei centri subacquei aderenti all'iniziativa, immersioni di gruppo in 8 regioni italiane. In concomitanza con l'immersione è stata promossa una raccolta fondi a favore dell'Associazione GEA di Bolzano, che gestisce il centro antiviolenza e la Casa delle Donne, offrendo gratuitamente assistenza legale e psicologica alle donne maltrattate del territorio. Sentiamo le interviste raccolte. In questo periodo ha raccolto qualcosa come 1.000 subacquei e circa 7.000 euro di fondi che abbiamo devoluto integralmente ai centri antiviolenza del territorio. È nata come una cosa tra pochi intimi, l'iniziativa poi ha avuto un grosso seguito tra i subacquei. Qui a Riva del Garda in maniera particolare abbiamo trovato negli ultimi 3 anni tantissima partecipazione da parte dei subacquei, quindi che hanno dimostrato uno spirito particolarmente forte. Siamo stati particolarmente fortunati anche per la giornata, perché rispetto alle previsioni del meteo oggi è andata molto molto bene e come potete vedere la giornata è splendida, la gente si diverte facendo soprattutto qualche cosa di buono, perché il centro antiviolenza che abbiamo adottato oggi è il centro antiviolenza di Bolzano, al quale devolveremo integralmente tutte le donazioni volontarie che i subacquei hanno fatto oggi. Il sito di immersione è stato scelto perché è una palestra ideale per far immergere qualsiasi subacqueo che si voglia cimentare in un'immersione di gruppo. Si va dal livello base 18 metri, quindi poi ci sono dei percorsi più bassi verso 20-25 metri e chi vuole può anche fare l'immersione più profonda. Sono tutte percorsi protetti con delle sagole, si dicono, dei cavi bianchi che si possono vedere anche da lontano. Oggi le condizioni erano abbastanza buone, dato che ci abbiamo avuto una visibilità di circa 20-25 metri, che per noi è una buona cosa.